L'ordine del giorno reca il seguito della... La seduta è ripresa. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del testo unificato. Colleghi, un po' meno entusiasmo se è possibile, magari abbassiamo il tono della voce. Delle proposte di legge 275, 1059, 1832, 1969, 2339, 2634, 2652, 3426 AR, disposizioni in materia di conflitto di interessi. Ricordo nella seduta di ieri è stato da ultimo approvato l'articolo 1. Avverto che la Commissione ha presentato l'emendamento 14.400 che è in distribuzione. Avverto inoltre che gli emendamenti D'Alia 6.115 e 11.102 sono stati sottoscritti dal deputato Lodolini. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e dei relativi emendamenti. Se nessuno... Onorevole Crippa, prego. Colleghi, per Presidente, favore, se prendiamo posto intanto. vorrei sottoporre un richiamo al regolamento, visto che ieri in maniera molto puntuale mi ha risposto che della condizione di non emendabilità dell'emendamento del bilancio, io oggi che sto ponendo davanti una situazione di fatto, ovvero con l'emendamento dei relatori e della Commissione oggi portato in aula, si va a modificare quella che era una condizione della Commissione bilancio. E quindi di fatto alla maggioranza è permesso subemendare in qualche modo, anche se non è classificabile come un subemendamento, ma è un emendamento che va a modificare la condizione della bilancio. Questo è per fare presente come all'interno del regolamento della Camera sia sancito, ai sensi del 4 bis 86 comma 4 bis, che quando un progetto di legge contenga disposizioni su cui la Commissione di bilancio abbia espresso parere contrario o favorevole, condizionatamente alle modifiche specificatamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi sia adeguata, questo presuppone che il parere della Commissione bilancio arrivi prima di dare il mandato al relatore in Commissione. Perché altrimenti questo modus operandi fa sì che la maggioranza abbia una facoltà in più di modifica anche degli impegni della bilancio e degli impegni di spesa che è superiore rispetto a quelle delle minoranze. Perché per le minoranze oggi non è possibile andare a modificare quell'emendamento della bilancio. Se invece fosse arrivato il parere della bilancio in Commissione, il testo arrivava in Aula e noi potevamo mettere mano e emendare quella condizione. Ieri mi è stato detto che questa condizione è inemendabile, come peraltro richiamato al regolamento. Peccato che però di fatto questa mattina con l'emendamento dei relatori noi andiamo a sancire che una modifica in questo caso della Commissione, che interviene sullo stesso punto della Commissione bilancio, può essere sottoposta quindi a un vaglio successivo della bilancio e di conseguenza andare di fatto a subemendare quel concetto che per le minoranze purtroppo diciamo, non era fino a ieri possibile fare. Io le pongo a questo punto una questione regolamentare e di chiedere magari una maggior solerzia al fatto che sia obbligatorio, quantomeno necessario, arrivare ad avere il parere della bilancio prima del mandato al relatore nella sede referente. Questo tipo di indicazione non è che possiamo solo auspicarla, la Presidenza deve pretenderla dalla Commissione bilancio, altrimenti il provvedimento non può andare in aula, perché di fatto questa condizione stravolge qualsiasi possibilità per le minoranze di poter agire su un determinato aspetto di natura anche economica, mentre per la maggioranza c'è sempre spazio. Capisco che il modus operandi e le prassi ormai siano di direzione opposta. Peccato che però almeno potremmo cercare di tenere la barra un po' più dritta e chiedere un rispetto regolamentare un po' più serio, invece che arrivare in aula a far finta che la Commissione bilancio si esprima in aula e non consentire alle minoranze di poter emendare queste condizioni. Grazie. La ringrazio, onorevole Palese. Sì, Sullo stesso argomento? sullo stesso Prego. argomento, Presidente, perché consentaci che il problema relativo al rispetto dell'articolo 81 della Costituzione, così come modificato, cioè successivamente rafforzato, è di fatto il recepire
una volta per tutte, cioè che sia gli assessorati al bilancio delle regioni o dei comuni e quant'altro, in questo caso la commissione c'è al bilancio della Camera o del Senato, sono sovraordinate a tutto, a tutto il resto, cioè fin tanto vige l'articolo 81 della Costituzione, piaccia o non piaccia, è esattamente così. Quindi quanto riferito poco fa dalla collega signor Presidente Crippa è stato posto